Un saluto a tutti ragazzi da Messi 91, siamo su Jump Force e stiamo per affrontare il capitolo Candidato Eroe, ovvero il tizio di My Hero Academia che muove un mignolo e si frattura 67 ossa del corpo, tipo. Ho capito correttamente, funziona così, no lui? Guardate questa registrazione. Appunto. Sembra un supereroe. C'è davvero gente che gira vestita in quel modo? Ti sei guardato allo specchio, brutto? Così, giusto per... Izuku Midoriya è molto più forte di quanto sembri. È stato selezionato personalmente dal più grande eroe del suo mondo e si sta addestrando nella migliore accademia di supereroi che esista. Allora perché uno come lui sta combinando tutti quei guai? Perché è così forte che si è fatto controllare dai Venom. Significa che i Venom stanno ampliando la loro area di influenza. Sì, ma non fare domande. Accetta la missione e vai. Se salvassimo Midoriya, sono certo che diventerebbe un alleato fondamentale per la Jump Force. Su, al lavoro. Boruto, non farti troppe domande. Ti danno una missione e tu la esegui. Brontolone. Mi piace però che tutti i, tra virgolette, ragazzini vengano affrontati da Boruto. Cioè, sembra che quelli più grandi non è capace, mandiamolo dai bimbi. Devo farcela. Non mi arrenderò, non posso deludere All Might. Quel poveretto sta soffrendo molto. Maldizione. Anche se è dura non puoi arrenderti. Infatti ha detto che non si arrenderà così facilmente. Non lasciarti controllare da quel cubo. Non sei un eroe? Credimi, so benissimo quanto sia difficile lottare per essere all'altezza delle aspettative. Dobbiamo salvarlo. Mi piace perché scivolano in posizione di combattimento. Cioè non è che si muovono, scivolano lentamente in posizione di combattimento. È veramente una cosa orribile da vedere. Midoriya, Midoriya, non iniziare Midoriya, ok? Lasciami fare Midoriya. Maledetto tu. Carico, carico. Carico, carico, carico. Madò, quanto è indeciso questo ragazzo. Ehi, si è deciso. Non dirò mai più che è indeciso. Aspetta che ti spacco tutta la difesa. Allora, Midoriya, devi stare buono però. Preso, e mi sono fermata perché credevo di no. Ora ti ho preso però. Ecco qua. Come? Allora? Bravo Boruto, era proprio quello che volevo facessi. Nulla di produttivo, perché sei Boruto. Che fastidio, 8 ore che lo picchio e sono anche a metà vita. Prego, mi colpisca. Ma non con quello, però quello è un po' troppo forte. Yella, prendi il cubo. Prego. Preso. Vorrei che mi tirasse un mezzo pugno così posso fare la mia special, però non vorrei prenderne troppi. Uno solo, grazie. Allora, cosetto, te la fai spezzare la difesa? Ho sbagliato. Che fastidio, mio Dio. Proviamo un'altra cosa. Ecco fatto. Non ce n'è bisogno, fatto. È sopravvissuto? Aia. Mio Dio, quel piede. Mio Dio, quel piede. Allora, vogliamo sistemarlo? Non mi si può dislocare una caviglia ogni volta che tiro un pugno, porca miseria. Yella, tocca a te, vado. Tanto qui ormai, cubo più, cubo meno. Tranquillo, ora sei sicuro. Ottimo lavoro, ragazzi. Benvenuto nella Jump Force, Izuku Midoriya. Desideriamo che tu lotti al nostro fianco e ci aiuti a salvare i nostri mondi dai Venom. Io ho fallito come eroe. Volevo aiutare le persone in difficoltà e non riesco a ignorare un nemico di fronte a me. Non riesco ad ignorare... Cosa sta dicendo? Cosa vuol dire questa frase?
Ma quel cubo nero ha usato questi sentimenti contro di me. Nessuno ti incolpa per questo. Voi forse no, ma io sì. Il mio cuore è troppo debole. Quando mi hanno parlato di Midoriya mi hanno detto è lo sfigato di turno, ok? Che fa anche schifo, perfetto. Però si autoconvince pure, cioè è lo schifo che si convince di fare schifo. Fantastica sta situazione. Capisco bene cosa vuol dire per te essere un eroe. Ma il tuo sogno è così fragile da andare in frantumi per una singola sconfitta? No, non è così. Voglio ancora seguire le orme di All Might e diventare l'eroe più grande di sempre. Demoralizzandomi da solo nel mentre, perché è divertente. Ora sì che si ragiona, non dimenticarlo mai. Grazie. Mi avevano detto che Midoriya è un personaggio parecchio sfigato, però porca miseria anche parecchio depresso. Cioè, facciamo qualcosa per questo povero Cristo. Senza magia, ma con una grande spada fichissima. E infatti viene Zoro. Uno strano ragazzino, nient'altro? Guardate questo video. Vedete questo ragazzo con le grandi spade nere? Sembra essere sotto il controllo di un cubo nero, eppure... non combatte al fianco dei Venom. Sta solo affinando le sue abilità con la spada. Minaccia di fare a fette chiunque lo disturbi, compresi i nostri nemici. E quindi? Vuole che vada io a chiarire la situazione? Precisamente. Ho capito. Andiamo, Yella. E lui è proprio la persona adatta per andare a parlare con uno che ha la testa durissima. Mi chiedo che cosa abbia in mente. Beh, lo scopriremo presto. Si vuole allenare, Zoro. Lui vuole solo essere lasciato in pace e allenarsi. Non capisco perché siamo qui a rompergli le scatole. Lasciamolo fare a sto punto, scusa. Va bene, Asta, vuoi diventare un fiero spadaccino? Mo ci penso io a farti diventare un fiero spadaccino. O meglio, ci penserà Zoro ad insegnarti come funzionano gli spadaccini. Mamma mia, se ti stessi fermo, brutto bimbo. Non la fare niente. Niente. È tutta barra che si carica, dai, vediamo il lato positivo. Preso. E pugnissimo sulla faccia. Prego, Zoro, prego. Che cacchio, non ora. Che tempismo triste. Non posso usare le tecniche, è vero? La sua ultra le blocca. E niente. Preso. È finito? Ok. Sbagliato. Ho sbagliato pure io. Cioè, in realtà non ho sbagliato pure io. È stata una triste coincidenza. Come ho chiamato l'alleato, lui ha tirato l'attacco. Quindi è stata sfortuna la mia. Vado tutti sti cubi. Che fastidio. Finalmente posso muovermi. Grazie. Ma tu chi sei? Si chiama Yella. Forza, parleremo una volta rientrati alla base. E mi fa piacere che Zoro faccia da portavoce di Yella, dai. Non siamo felici? È un onore avere Zoro come portavoce, no? Quindi il mio corpo era controllato da un cubo nero? Sì. Ma la mia mente era ancora lucidissima. Solo il tuo corpo è stato influenzato. Bizzarro. Asta, hai qualche idea del perché sia successo? Beh, io sono nato senza poteri magici, quindi magari il cubo nero non ha attecchito bene. Capisco. Non credo che la magia c'entri qualcosa con il funzionamento dei cubi. Tuttavia, che importa? Questo tipo era talmente forte da resistere anche mentre il suo corpo era posseduto, no? Questo è importante. È vero, ci servono eroi della volontà d'acciaio. Fantastico, quindi posso restare a combattere con voi? Certo, Asta, la Jump Force sarebbe onorata di averti tra le sue file. Grandioso, contate pure su di me. E ora, dato che ho finito queste missioni principali ma secondarie, faremo ancora un po' di secondarie, che così poi nel prossimo video affronteremo tutto il capitolo dove effettivamente si avanzerà con la trama della donna misteriosa, ovvero probabilmente la clone Sosia, copia di Towa. Bando alle ciance, crescita di livello numero 3!
Vai, Cell, Kurapika e Sirio contro Trunks, Killua e Pegasus. Sì, ho scelto le controparti. Ho provato a selezionare le varie controparti, sia mai che succedono cose come una linea personalizzata. Bravo, Cell. Sono così rare in questo gioco, qualcosa di personalizzato c'è allora. Trunks non ce l'ha, però Cell ce l'aveva. Accontentiamoci, eh? Non vorrete mica un gioco perfetto, voglio dire, no? Poi non possiamo lamentarci. Va bene. L'avete provato, maledetti voi? Non l'ho preso. Questo lo prenderò. L'ho schivato, sono fortissima. No, è stato tutto culo. Ecco qua. Volevo provare questa cosa, ma ci metto 8 ore a farla partire, dannazione. Provo a casaccio. Ovviamente si para, però l'ho preso, vedi? Separato, ma l'ho preso. Stai molto calmo. E niente. Dolores. No, Ixo, niente, stai molto fermo. Oh, bello questo, fa anche malissimo. Corro, corro. Non ho corso abbastanza. Bravissimo, proprio. E dai, che cacchio, gli attacchi che vanno verso l'alto non so mai come mandarli a segno. Porcaccia, volevo fare la presa. Vabbè, ma tanto ci serviva a prendere un po' di danno. Non volevamo vederla la special di qualcuno, noi. Ho sbagliato, che Dolores. Doppio Dolores. Aia. Ok, me lo sono meritato. Sto morendo fortissimo, ma non l'hai perduto, tranquilli. Quindi non preoccupatevi, che in qualche modo risolveremo questa situazione. Tipo così. Fortissimi. Forse. Perché era a terra. Quindi magari non lo prendo. Invece l'ho preso molto bene, vedi? Fortissimi. Issimi. Vedi? Siamo tutti un po' rovinati, un po' tagliati e contusi, ma abbiamo vinto. Quindi l'importante è quello. Le abbiamo prese male, ma abbiamo vinto. Pugno finale lo abbiamo dato noi, quindi siamo felici lo stesso. Potenziamento, resistenza, fisiche. Devo anche capire cosa sono queste cose che sto sbloccando, perché non ne ho idea, ma va bene uguale. Facile, vado avanti. Punta all'oro 3. Puntiamo all'oro... No, tutto sbagliato. Facile, no, giusto? Sì, è qui. Costumi 3. Caccia... Ah, ok. Punta all'oro 3. Ma abbiamo Kurapika che ci stalker noi oggi? Kenshiro, Kurapika, Zoro contro Dio, Rukia e Boa Hancock. Questa è la squadra che uso generalmente per giocare in multiplayer e le prendo malissimo. E per chi non fosse stato attento, la parte chiave di questa frase è le prendo malissimo perché c'è pieno di spammer e tu per counterare uno spammer dovresti spammare a tua volta, ma mi fa schifo giocare così e quindi le prendo malissimo. Guarda che sorrisetto beffardino che ha Zoro. Non l'avevo mai notato. Prego, prego, tanto un po' di danno lo devo prendere, guarda. Adesso non esageriamo, non allarghiamoci troppo, su. Signorino Kenshiro, non ci allarghiamo troppo. Faccia, faccia, schivo. E mudo, mudo. Prego. Perché mi sei sbagliato? Dovevo stare in difesa, non schivare di lato. Maledizione a me. Eh no, a Rukia non gliela faccio prendere questa in faccia, mi spiace. Fosse stato Dio ci avrei pensato, ma Rukia no.
Dannazione, l'ho lanciato via troppo. È molto buono. Molto buono. Che cacchio. No, è arrivato prima lui, dannazione. Preso. Quanto bellina Rukia. Mi spiace, due pugnetti ancora e ti faccio fare il risveglio completo, vai. Mamma mia. Ci hai provato, Yeah. Mamma mia, quanto rotta Rukia. Come? Ha fatto lo... il risveglio. Anche Elko che è rotta, Non solo Rukia. Gli ho fatto sprecare tutto il risveglio, bravissimo. Aia. E niente, non ce l'ho fatta a fare il contrattacco del contrattacco. Però stavolta sì. No, ho salzato di lato. Fastidio, coso. Volevi, Ci hai provato, Povera Rukia, l'ho fatto prendere un sacco di danni, ma volevo fare il risveglio quello fortissimo. Come ho preso A? Perché ho preso troppi danni, vero? Fa niente. Il video di oggi si conclude qui. Io come sempre vi ricordo di lasciare un commento, un like e di iscrivervi al canale se non l'avete già fatto. Vi auguro una buona giornata. Un saluto a tutti.